La maggioranza di chi ascolta non può credere a ciò che sente, che vede, che legge. Vuoti di memoria, inversioni della memoria, menzogne così spudorate che fanno paura. Intenso, lucido e amaro, ma bellissimo, Alessandro Haber dà vita al Crax in Mister X in Una notte in Tunisia di Scena al Mecenate, facendo immaginare cosa accade quando un uomo potente perde il potere e si ritrova consapevolmente il vuoto dentro e intorno, sa di essere malato e prossimo alla morte, ma non perde il piglio dello statista e disegna un quadro attualissimo e impietoso di ciò che poi succederà davvero allo Stato italiano. Si ammala una cellula e l'organismo inizia a deperire, l'infezione si propaga come in una persona, passando all'intera comunità e quindi allo Stato. Una denuncia di una società senza speranze, di affarismo, di piccoli interessi, di mera apparenza. Beh, un personaggio che non ce n'è più gente di quella levatura, di quella statura, con tutti nel bene e nel male, gente così è difficile trovare. E beh, un personaggio che ormai fa parte della storia, insomma, quasi shakespeariano. Chi governa fa i propri interessi, ci usa come delle marionette, ci mente in continuazione, voglio dire. È un personaggio che non è una riabilitazione umana, non politica, naturalmente. Senta, lo sa che questa era una palestra di una scuola che è stata trasformata in teatro, perché non c'erano poi soldi in comune e l'assessorato alla cultura ha fatto un investimento. Che ne pensa di questa idea? È importante avere una città come Arezzo senza teatro, e questo già è fondamentale, è importante, per cui merito, grazie a chi l'ha fatta, insomma. Però senza il teatro credo che la vita è più bella, la vita col teatro.